Si ipotizza che i suoi antenati siano dei grossi cani tricolori, a volte solo nero focati o solo rossi, ben presenti in tutta Europa e che Villon, nel 1461, classificò come mastini dei macellai. Erano allevati e utilizzati per la guardia e la protezione dei beni e delle mandrie, come cani da pastore o cani da tiro da macellai, mercanti di bestiame, commercianti di cavalli, artigiani e agricoltori. Nel 1908, all'esposizione canina di Langenthal, due soggetti, indicati con il nome di bovari del Bernese a pelo corto, furono giudicati dal professor Albert Heim. In essi Heim vide i discendenti dei grandi mastini dei macellai o grandi bovari in via di estinzione. In questo modo furono riconosciuti come razza dalla Società Cinologica Svizzera e iscritti nel libro delle origini svizzero, l'OSS, con il nome attuale. Il club svizzero del grande bovaro svizzero, fondato nel 1912, si preoccupò di istituire un controllo dell'allevamento della razza, curandone anche la diffusione. Per molto tempo l'allevamento fu molto limitato, soprattutto per la mancanza di fattrici tipiche. Solo a partire dal 1933 ogni anno vide l'iscrizione di una cinquantina di cuccioli all'OSS. La prima pubblicazione dello Standard risale al 5 febbraio 1939. Per i suoi eccellenti servigi resi nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale in qualità di cane da traino, la razza venne finalmente notata e ci fu un grande impulso alla sua espansione, tanto che nel 1945 vennero iscritti all'OSS oltre 100 cuccioli e i soggetti presenti raggiunsero le 400 unità. Attualmente il grande bovaro svizzero è allevato anche nei paesi limitrofi alla Svizzera e per il suo carattere calmo ed equilibrato è apprezzato specialmente come cane di famiglia. È un cane tricolore robusto, dotato di una potente ossatura e con una muscolatura fortemente sviluppata. Malgrado il peso e la taglia, è agile e molto resistente. È calmo, attento, vigile e impavido a seconda delle situazioni, ma è molto docile con i proprietari cui è molto attaccato. La testa è in armonia con il tronco. È importante e potente, ma senza esagerazione. Nei maschi è più massiccia che nelle femmine. Il cranio è largo e piatto, lo stop poco pronunciato, il tartufo nero, la canna nasale diritta, senza solco mediano. Il muso è potente, più lungo che alto, le labbra sono poco sviluppate e ben aderenti, di colore nero, la dentatura completa con chiusura a forbice. Gli occhi sono a mandorla di media grandezza, né infossati né sporgenti, di colore dal nocciola al marrone, con espressione sveglia e attenta. Le orecchie di grandezza media, triangolari e attaccate piuttosto alte, perfettamente pendenti e piatte in riposo, portate in avanti quando il cane è in attenzione. Il collo è potente e muscoloso, senza giogaia, il dorso di lunghezza media, solido e diritto, la groppa lunga e larga, il torace potente, disceso fino ai gomiti. La coda è molto grossa, lunga fino ai garretti, pendente in riposo e portata alta con una leggera curvatura a sinistra quando il cane è in attenzione o in movimento. Non deve mai essere arrotolata sul dorso. Gli arti anteriori sono paralleli, i posteriori perpendicolari visti dal dietro e gli speroni devono essere asportati. Le cosce sono lunghe, larghe e potenti, i piedi con dita ben chiuse e molto arrotondate. L'andatura è allungata, regolare, con buona estensione degli anteriori e energica spinta dei posteriori. Il pelo è doppio con pelo di copertura chiuso e sottopelo spesso. Il colore di fondo è nero con focature e macchie bianche simmetriche. Le focature sono sempre tra il nero e il bianco, sulle guance, sopra gli occhi, nella parte interna delle orecchie, ai lati del petto, ai quattro piedi e sotto la coda. Il bianco sul cranio e sulla canna nasale, lista, sotto la gola e sul petto, senza interruzione ai piedi e sulla punta della coda.
L'altezza al garrese è 65-72 cm per i maschi e 60-68 cm per le femmine.